Buongiorno, benvenuti al pomeriggio organizzato dalla casa editrice Il Mulino e dalla scuola secondaria di primo grado Don Milani di Genova. L'incontro è tenuto da Alessandro Vanoli, che proverà a rispondere alla difficile domanda: cosa resta della storia? A lui la parola e ai docenti, genitori e alle persone presenti all'incontro. Grazie. Saluto il nostro ospite, il grandissimo Alessandro Vanoli. Un'occasione importante di ripresa, non che sia mai finito, però di ripresa di incontri di carattere culturale in generale, insomma, della nostra Don Milani. Che dire, insomma, io sono, come dire, vengo da mondi diversi, sono un fisico di formazione, quindi non oso, diciamo, io, ecco, però so che, insomma, so che il nostro ospite ci tratterà con cose molto interessanti, molto importanti, molto belle. Quindi saluto lui, saluto il dottor Carlino che ci ha raggiunto e lo ringrazio due volte perché insomma sto parlando da milioni di cose, di edificio dalla salita per arrivare alla Don Milani, per fortuna dei giardini ci consentono. E quindi come dire, ho piacere di averlo ospite, quindi magari gli lascio la parola, qualche saluto cosiddetto istituzionale, ma in realtà insomma. Io poi mi metto dall'altra parte perché non riesco più a ascoltare e magari partecipare al dibattito, perché no. Beh, io vi saluto, vi ringrazio per l'invito che adesso Andrea mi è arrivato e ho accolto con molto piacere, anche perché mi ritaglio un momento di ascolto, faccio solo in questo periodo riuscire a mettere tra parentesi le cose di tutti i momenti e regalarsi un ascolto così, quindi grazie all'Istituto Unicomprensivo che ha organizzato questo incontro. Siccome con l'Istituto Unicomprensivo, quando togliamo le parentesi, troviamo invece tante altre attività più o meno facili da affrontare, da portare avanti, la mia presenza qui anche in qualche modo un segno di vicinanza ulteriore, diciamo, a questo istituto. Con doppio piacere sono qui e ascolto con attenzione, almeno finché posso, e non la faccio più lunga di così, saluto anche gli amici che ho ritrovato dopo un po' di tempo, e auguro a me e a voi un bel pomeriggio e ringrazio per l'autore. E credo, da quello che ci siamo detti, che forse sarebbe una buona misura se parlassi, che dite una mezz'ora, poi parliamo assieme, se no forse si perde un po' il senso e anche poi anche in fondo anche la parte auspicabilmente divertente del tutto, cioè il soliloquio lo lascerei a un altro tipo di spazio magari. Voi mi dite voi, se uno dice ma io vorrei di più, io faccio di più, io sono rigorosamente a servizio in questo momento, ma una mezz'ora mi sembrava più sufficiente. E sancito dunque la linea del tempo, mia almeno, che cosa vi devo dire è la parte più imbarazzante, perché che cosa io faccio nella vita più o meno forse lo sapete, forse però cominciamo da qua, che io sia uno storico dovrebbe essere chiaro, almeno penso di sì. Però che cosa serve a voi? Perché questa è la logica, no? Per cui io sono qua. Ecco, questo mi lascia più in imbarazzo, perché io non sono un pedagogista, mi guardo bene, anzi ho un certo grado di diffidenza. Ho un percorso assolutamente ellittico, ma in fondo, tutto sommato, come storico godo di una decente fama, ecco, cioè sono un po' conosciuto come storico, quindi forse mi sono detto, se c'è un senso dell'utile che possa rendere a voi, è in fondo la mia storia, alla fine dei conti, che per quanto possa essere, può suonare drammaticamente autoreferenziale, non è fatta in questo senso, è fatta soprattutto perché è una storia che, come quella di molti di noi, guardano graficamente, alcuni sono in sintonia, pochi sono più giovani tendenzialmente in questo locale, ma no, non guardo te, guardo altro, sono tendenzialmente più giovani. Abbiamo bruciato le stesse cose, lo stesso problema e gli stessi sensi della storia, quindi se racconto qualcosa di me lo racconto solo in quell'ottica. Io faccio lo storico, faccio lo scrittore, questo è quello che faccio mettere normalmente nei sottopancia della RAI, perché è comodo,
non spiega a metà quello che faccio, ma spiega il senso della professione da cui vengo e quella a cui sono legato e il motivo per cui continuo a fare questo mestiere. E quindi, al di là delle velleità e di qualsiasi altra cosa, questo serve, uno, per farti sottopancia facili, ma due, soprattutto per riuscire a rendere chiaro a me chi sono. Non sono più prof, lo sono stato per un po' di tempo e non ho nessuna velleità di avere titoli che non sono miei. Lo rimani un po' per sempre se hai insegnato, io amo insegnare francamente, però è una cosa che non riguarda più questa parte della mia vita. Io quando ho cominciato a decidere che avrei fatto qualcosa di umanistico, perché storia è andata leggermente dopo, erano gli anni, era la fine degli anni 80, se a qualcuno interessa sono del 69, 53 anni, e alla fine degli anni 80 in realtà era un bello smottamento di mondo quello che si vedeva, e cioè crollava una cosa che in fondo rappresentava il vissuto da quando ero bambino, l'idea del mondo bipolare, l'idea di una contrapposizione tra blocchi, l'idea di un certo grado di, curiosamente, di stabilità nel contrasto così netto e così violento, anche se non solo verbalmente, tra due parti. E in quel momento non avevo assolutamente chiaro che sarebbe stata storia il destino, anzi credo di ricordare abbastanza bene che guardando la caduta del muro di Berlino in televisione mi convinsi sostanzialmente di due cose: uno, che Bach dovevo ascoltarlo, perché sentito suonare da Rastropovich sul muro, come se mi ricordate probabilmente l'avete sentito, era un'esperienza in sé, quel violoncello solo era impressionante, e due, bisognava fare qualcosa per il mondo che cambiava, capirlo di più. E così mi iscrissi a filosofia, un errore clamoroso. Però in realtà forse uno di voi non è stato quell'errore così clamoroso, anzi, mi è servito molto. E la bellità di storia è arrivata quasi subito dopo, ed era una bellità sbagliata, perché io venivo, come molti di voi, da quel tipo di storia che avevo maturato negli anni della scuola e negli anni della autoformazione, del piacere personale di leggere, insomma. Quindi da una parte c'erano cose come Seram che raccontava le civiltà perdute, anni 70, roba che ti mandava giù di testa, perché c'erano gli Aztechi, Assimetti, Egizi, non capivi niente, però era bellissimo, scoperte meravigliose e quant'altro, cioè qualcosa di molto assimilabile a Salgari fondamentalmente nell'immaginario personale, era bello, fondamentalmente bello e quindi utile. A questo si può aggiungere anche Nora Jones, più o meno negli stessi anni mi convinceva delle stesse identiche cose, cioè era bello scoprire cose dentro le piramidi, questo era il massimo dell'approccio al verità. Dall'altra parte c'era invece la storia, quella studiata, e quella studiata era quella fatta, ne parlavamo prima, della sequenza delle grandi cose che appaiono nella storia, no, non giocherò con voi sulla linea del tempo perché sarebbe veramente imbarazzante, però sostanzialmente io ce l'avevo in testa così, i Sumeri, gli Egizi, i Greci, i Romani, eccetera, eccetera. In realtà per scoprire che poi quella sequenza è quella attiva ancora adesso, sostanzialmente. In quegli anni, nella fine degli anni 80, quando sceglievi di occuparti di storia venivi da quella cosa lì, e la storia era sostanzialmente ancora una storia fortemente improntata a un rigoroso positivismo, tanto per cominciare, e a un altrettanto rigoroso italocentrismo, eurocentrismo via voler esagerare, ma tendenzialmente un italocentrismo. Per chi studiava in quegli anni ancora si imparavano le Alpi Croci, le Alpi Grai, tutte quelle robe che segnavano i confini della tua identità, all'interno della quale inserivi anche la tua identità cronologica, e cioè quella fatta di tutte quelle cose che accadevano all'interno. Ancora adesso c'è una cosa che faccio in teatro, normalmente chiedo al pubblico di farmi la linea del tempo, e il pubblico normalmente del teatro è un pubblico relativamente âgé, e quindi quella linea del tempo che ti ripropone è esattamente quella degli anni di scuola, e quindi ti spara in una sequenza rigorosissima. Vado veloce, ma tanto ci siamo intesi, oltre agli Romani, eccetera, invasioni barbariche, medioevo brutto e buio, alto medioevo, cioè, dopodiché poi comuni, momento di rinascimento e via a seguire. Dopodiché, parlando col pubblico, la domanda successiva è, ma non vi rendete conto che è tutto incentrato su questo spazio qua, non c'è nient'altro?
Ecco, negli anni 80, alla fine degli anni 80, questa cosa la cominciavamo a sentire, e cioè il fatto che fossero stretti quei confini. Ora, in realtà nel resto del mondo, nelle aule universitarie si sentiva, ma l'ho scoperto dopo, molto di più, che quei confini fossero stretti, che quel sistema centrato sull'identità nazionale, perché era vero per l'Italia, ma era vero per qualsiasi parte del mondo sostanzialmente, era estremamente debole, ed era, o perlomeno, cominciava a suonare estremamente debole rispetto a una realtà che si stava modificando. Fine anni 80, ribadisco, noi non ce lo ricordiamo più sul piano strettamente lessicale, ma globalizzazione in quegli anni era ancora una parola che atteneva esclusivamente al potere economico, non si usava ancora per concetti che avevano a che fare con le materie umanistiche. Negli anni 90 sarebbe diventata un'esplosione progressiva di usi, ma in quel periodo era più o meno quello, era quasi solo quello. Però, se mancava la parola, i contenuti cominciavano ad essere presenti, tutti quanti si sentiva che era difficile rimanere legati solo a quella cosa. Negli anni 90, a metà degli anni 90, quando ormai avevo capito che filosofia non andava bene, ma era storia quello che volevo fare, ricordo benissimo che la maggior parte dei dibattiti tra noi studenti, tra noi pre-ricercatori, eccetera, vertevano quasi tutti su parole d'ordine tipo limes, i confini vanno bene, i confini dobbiamo usarli, quanto dobbiamo studiarli i confini, quanto ha senso ancora applicare queste categorie, ci esaltavamo su queste cose, ma proprio perché queste cose stavano cominciando a sgretolarsi. Il senso dello sgretolarsi del confine era una delle cose che percepivamo di più in quel periodo. E così io ragionai su questo e mi convinsi che forse valeva la pena di tenere conto di questa proiezione in largo. E una delle cose più evidenti di questa proiezione era il grande ritorno all'identità mediterranea. Negli anni 90 questo si sentiva, uno, nelle prospettive economiche e politiche dell'Europa, perché il lavoro sulla mediterraneità, sui paesi medi, cioè quelli della riva sud e via dicendo, era una cosa che era particolarmente dichiarata. In realtà non fecero nulla, ma dichiararono tantissimo a livello classico questo. E questo tipo di dichiarazioni convinse noi umanisti che bisognava quindi andarvi dietro, gli unici che ci sono andati dietro sostanzialmente. Però fu il periodo in cui più o meno l'Italia cominciò ad essere costeggiata di feste del Mediterraneo, festival dei popoli, che erano più o meno quelle cose dove si ascoltava musica balcanica, si mangiava couscous, detto cosa non c'entra niente, però davano un'idea di mediterraneità a cui tutti noi in un modo o nell'altro credo abbiamo creduto seriamente. Io ci ho creduto platealmente, tanto che mi convinsi che se dovevo fare storia dovevo farla guardando altrove. E quindi mi occupai di mondi islamici, meglio usare sempre il plurale per questa cosa, e se lo fai da storico ti impari l'arabo, tanto per cominciare, perché sennò è inutile. A me dovrebbe essere inutile. E la convinzione, cioè, era che quella mescolanza di cui stavamo vedendo i primi frutti e i primi problemi negli anni 90 andasse guardata nel profondo e in quello che era successo nei secoli precedenti, come fanno sempre gli storici, prendono gli occhiali che ti fornisce il presente, si arrangiano con quelli per guardare il passato, e quindi abbiamo in tanti guardato a quel tipo di mescolanze, di complessità, eccetera. E quindi quello è stato il senso del mestiere in quel periodo. Basta con l'italocentrismo, basta con quei facili schemi che escludono tutto quello che non è Italia o legato all'Italia, e quindi una visione relativamente diversa. La prima cosa che si scopre facendo questo è che tu hai dei limiti cognitivi sul piano della storia immensi, era logico fosse così, cioè non è sta grande scoperta, lo so benissimo, intendiamoci, diciamo che è la consapevolezza che comincia a prendere un peso specifico diverso, più che la scoperta in sé, e cioè quella consapevolezza che parte dal fatto che, dato l'assunto di partenza
e cioè tu hai studiato in funzione di una idea specifica di nazione che ha vincolato la tua immagine del passato a un'immagine geografica immensamente recente, proiettandola nel passato, l'invenzione della tradizione si chiama tecnicamente, come avevano studiato i contemporaneisti alla fine del Novecento, e cioè scoprendo che la nazione era un'invenzione sul piano storico che aveva una sua spiegazione, una sua durata, una sua storia, era nata nel Settecento, si era sviluppata, eccetera, 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 eccetera. E data questa invenzione della tradizione, noi studiavamo la nostra storia guardando, avendo come centro specifico l'Italia, va da sé naturalmente, e ovviamente cercando nel passato i legami di carattere più politico, perché non dimentichiamoci l'assunto di partenza, era una storia molto positivista e dunque legata molto ai dati politici, guerre, battaglie, regni, imperatori, re, eccetera, eccetera, quella roba lì, che avessero determinato il suo susseguirsi di fatti. Morale, quindi conoscevamo un bel po' di storia della Francia, perché ce l'abbiamo avuta sempre sul collo, e conoscevamo un bel po' di Germania, ma naturalmente nessuno di noi, credo di poter parlare quasi per tutti, a parte qualche studio specifico, ha mai saputo un accidente di, che so, Polonia. A parte se adesso saranno tutti polacchi, però a parte questa possibilità era Russia, altro posto che bene o male era ignoto. Ma arrivo anche a dirvi l'Inghilterra, perché a parte certi ricordi tipo la guerra delle due rose che vi sfido chiunque a raccontarmi adesso, o le intemperanze sessuali di Enrico VIII, a parte questi dettagli, l'Inghilterra in sé non è che sia proprio una terra incognita, ma non era così studiata in storia. E ovviamente non sto parlando di Islam, Cina, India, cioè di posti immensamente più grandi. L'Islam normalmente nei libri di testo arriva subito dopo Carlo Magno, no? No, scusatemi, dopo i Longobardi. Normalmente dopo i Longobardi arriva, si presenta sta cosa dove c'è, prima era Maometto, adesso si sono un po', e quindi dicono Muhammad più correttamente, predicazione di Muhammad, piccoli cenni sull'Islam come religione, se non ricordo male. Dopodiché seguono, quindi i cinque pilastri dell'Islam, roba del genere, seguono i quattro califfi ben guidati, poi i due califfati, Omayyadi e Abbasidi, poi basta. Dopodiché arriva Carlo Magno. E l'Islam è finito, cioè non c'è più, non ha fatto più niente sostanzialmente. È curioso perché immediatamente dopo l'Islam domina il mondo, ma nessuno se ne accorge più perché ci sta Carlo Magno, che domina un po' di mondo, ma immensamente meno rispetto a quello che dominava il suo collega Harun al-Rashid nello stesso periodo dall'altra parte. Della Cina invece non c'è neanche quel capitolo lì, se ricordo bene. Ed è curioso perché considerando che la Cina, bene o male, sviluppa il suo massimo potenziale nello stesso periodo, cioè più o meno dalla dinastia Tang Han sino alla dinastia Ming nel 500, cioè producendo forse uno delle più grandi vertigini culturali, sociali, politiche che il mondo, dal punto di vista meramente quantitativo, e non voglio dire qualitativo, non mi permetto, ognuno può avere le sue scelte, veda in quel momento, è curioso che non vi sia neanche un accenno, ma non è così strano dato l'assunto di partenza. Insomma, erano questi i problemi che mi portavo a casa come piccolo studentello che cominciava a fare i rapporti tra cristiani e musulmani. Poi abbiamo avuto un momento di non ritorno che è stato tale per chi faceva il mio mestiere, da questo punto di vista. Dopo l'11 settembre è cambiato davvero tutto. Io ricordo benissimo che la vera sensazione nel momento in cui assistevo al crollo delle armi di distruzione, delle torri gemelle, fu che davvero era finito il mio mestiere. E stavo esagerando e probabilmente l'avevo presa male, però di fatto in realtà quello che successe immediatamente dopo fu che chi faceva il mio mestiere da storico fu trascinato inevitabilmente a fare il contemporaneista, e non solo il contemporaneista da combattimento per spiegare l'Islam in senso lato, ma il contemporaneista che doveva battersi contro una fiumana spaventosa di idiozie. Cioè io più che studiare normalmente passavo il tempo a dire musulmani si scrive con una S sola, jihad non è un femminile, è un maschile in arabo, tutte ste boiate qua, perdevamo tutti il tempo, lo sceicco del terrore non vuol dire niente, billava, ricordate? Ecco, quella roba è una scemenza in sé come terminologia, ecco.
Ecco, questo tipo di roba fu quella su cui si segnò una parte di mestiere, davvero. E, indipendentemente dal fatto che poi ci siamo, dal punto di vista della didattica, ripresi, abbiamo ripreso le misure, tutto sommato, credo che però non sia avvenuto quello che in fondo forse avevo sperato, e cioè che con quello shock inevitabile si producesse dall'altra parte uno shock altrettanto forte nella necessità di raccontare quel mondo, quei mondi. In fondo era un periodo in cui la globalizzazione avanzava a tappe giganti, ecco. Credo che ci sia un distacco notevole ancora in questo senso. E termino, non termino del tutto, però, cioè termino questa parte, aggiungendo una riflessione su questo aspetto. C'è un gioco che io porto avanti da troppo tempo perché non si sia mai davvero modificato l'effetto che fa, non con voi naturalmente, ma con un pubblico più generico, e cioè fate questo gioco, prendete una mappa del mondo e semplicemente però abbiate cura di cercarla su internet facendo la ricerca con World Map China, cioè prendetevi una mappa del mondo che guardano i cinesi e scoprirete con grande stupore, per molti davvero, che non c'è l'Italia al centro, ma c'è la Cina. E questo banale stupore, e non solo, la parte più stupefacente del gioco è che se mettete la mappa sufficientemente lontana, come normalmente i ragazzi in ultima fila devono vedere nelle scuole, l'Italia neanche la vedete. Cioè la cosa, ecco, la piccola scoperta in realtà storica, prima ancora che geografica, è che i cinesi l'hanno sempre vista così, l'Italia e l'Occidente più lontano, e continuano a vederlo così. E i lavori, i rapporti che ho avuto con i colleghi, il disinteresse assoluto che si hanno nei nostri confronti, prima di tutto è veramente quasi un disinteresse geografico. Siete talmente lontani e irrilevanti che dimmi per quale motivo io devo mettermi dei problemi nello studiarli. Credo di non dire una sciocchezza, probabilmente forse qualcosa di più, ma se non ricordo male, nel Museo di Storia Mondiale a Beijing, io credo che vi siano citati solamente due europei, e cioè Marco Polo, irrilevanti dal nostro punto di vista, Marco Polo e Matteo Ricci, il gesuita del 500, ebbe cura di tradurre una parte considerevole del corpus confuciano in lingua occidentale, latino poi tecnicamente, e tradurre in realtà in cinese una parte del corpus aristotelico e altre cose. È a dir poco considerevole questo, perché comunque ti pone di fronte a dei mondi molto molto più complicati, ma demograficamente più importanti, demograficamente, numericamente più rilevanti. E adesso questa rilevanza non è solo una rilevanza di carattere demografico. Quello che è successo dopo in realtà è molto complicato, evitabile, lo tralascio perché riguarda la mia vita in età, ecco, tutto sommato, e cioè da una parte c'è un'idea di globalizzazione che ha proceduto galoppando, salvo poi a un certo punto incrinarsi negli ultimi anni, lo sappiamo, ma io non credo che sia proprio un'inclinatura completa. Da una parte certo che la globalizzazione come processo di carattere economico, culturale, politico, ha subito una battuta d'arresto, ma certi fenomeni ormai di scambio di dati sono talmente parte della nostra natura culturale che mi sembra molto difficile che possano avere il freno a mano tirato dal giorno al domani. Cioè non è solamente un problema del mangiare che rende la questione rilevante, è un problema del fatto che grossa parte delle materie culturali pop o meno pop vengono ormai da mondi talmente vasti e complessi che fanno parte di una mescolanza, di una relazione molto stretta e molto difficilmente separabile. Se per quello possiamo intendere globalizzazione, allora io credo che in realtà il processo sia ancora in corso. E due cose prima della fine. La prima, sono legate assieme. A un certo punto io ho lasciato l'università, è un giro abbastanza ellittico, non è così importante che ve lo racconti. Dopo aver girato una bella fetta di mondo, nello senso della parola, ho insegnato a Bologna, ho insegnato un po' in giro, ho fatto un giro per il nord Europa, Amsterdam, Centro Africa settentrionale e quant'altro,
ho deciso che firmo lì, per tutta una serie di ragioni, come sono personali, quindi non riguardano questa chiacchierata, alcune diciamo che sono forse leggermente più larghe, quindi forse non sono del tutto irrilevanti. Da una parte c'è una stanchezza nei confronti dell'epistemologia universitaria, ecco, mettiamola così, della produzione di quel tipo di testo di carattere scientifico. Poi quando ci sono quelli che si occupano di scienze esatte e dure, quando usare la parola scientifico con la storia è sempre un altro. Diciamo che noi abbiamo uno sforzo nel fare questo, che si ferma su una soglia leggermente diversa dalla vostra. Ecco, poi possiamo discutere un sacco, ma direi che non andrei più in là di così. Ma non era tanto quello il problema, il mio problema era legato al fatto che ho capito che non era quello che volevo fare nella vita. Mi interessava relativamente poco scrivere dei saggi che dovevano essere, quelli con le note, fotopagina, lunghissimi, eccetera, eccetera, che dovevano essere sostanzialmente, come ho detto qualcuno prima, letti da qualcuno che voleva vedere o se l'avevo citato o se avevo fatto degli errori, insomma, non era per quello che avevo fatto questo mestiere. Io volevo parlare alle persone, che era un'altra cosa, ma l'ho capito un po' dopo. E quindi ho salutato e ho detto, va bene, scriverò libri, che è un po' velleitario nella vita. Se poi il pubblico ti dà questa possibilità e non smetterò mai di essergli grato, allora va bene. E quindi questo ha trasformato in parte il mestiere, solo in parte però, perché il metodo rimane. E di questo sono profondamente convinto. Cioè, io è chiaro, adesso io faccio il divulgatore e lo dico con un enorme orgoglio, perché sono convinto della necessità politica, uso questa parola volutamente, in anni in cui parlare di politica fa un po' schifo, ogni tanto sì, però io sono assolutamente convinto che abbia senso, che si debba fare, e a patto che divulgazione non sia raccontare storie e basta, ma raccontare complessità, e la storia è complessità, prima che un elenco di date, ed è anzi un enorme stimolo a un uso del metodo, di quello sono convinto. Scherzando, prima dicevo questa cosa, c'è un nucleo che in fondo può rivendicare a sé, per la storia, una idea di onesta scientificità, è proprio quello del metodo, dove il metodo coincide con l'idea del dubbio, e cioè del prendere una fonte ed essere convinto del fatto che tu non devi credere alla fonte, ma tu devi anzi partire dal presupposto che la fonte ti sta in un certo senso mentendo per forza, perché il problema non è quella data che ti sta dicendo, il problema della fonte è perché te lo sta dicendo così, a chi si riferisce, di chi stava parlando, a chi voleva parlare, quali libri leggeva, perché usava quelle parole e non altre. Tutto quell'insieme di cose complicatissimo, quella ricostruzione di un mondo che è virtualmente impossibile portare a termine, ma che è il principio necessario attraverso cui tu puoi fare storia, e cioè alla fine cercare di riuscire a capire qualcosa di quello strano personaggio che parlava, è molto più importante della presunzione di verità della fonte. E quello io l'ho sempre trovato estremamente stimolante, riuscire a capire qualcosa di un processo che non è mentale, è sociale, culturale, è ovviamente un processo sociale, culturale, piantato nel profondo di un passato lontanissimo, beh, è un buon modo per riuscire anche a campare di fronte a qualsiasi tipo di informazione che ti venga riprodotta in una contemporaneità molto complicata. È un buon esercizio per non fidarti delle cose facili o apparentemente facili che ti vengono continuamente proposte, da cui sei bombardato quotidianamente. Ecco, questo tipo di cosa credo che valga ancora la pena di fare, vendere la complessità come tuo prodotto, io credo che sia un onesto atto di carattere politico, almeno lo è per me, mettiamola così. Soprattutto per un altro motivo, ed era il secondo punto, poi infatti ho finito. Cioè, il secondo vero smottamento che abbiamo vissuto in tanti, negli anni che hanno segnato il mio percorso, è accorgersi poco alla volta che la storia stava perdendo progressivamente di peso. Cioè, avevo cominciato a studiare con la convinzione che tutti, ed era vero, condividessero l'importanza della storia, mi sono ritrovato a insegnare con la convinzione che la storia stava perdendo di densità nella percezione comune, sostanzialmente.
cioè se sto cercando di imparare l'arabo, mi fregava meno, in maniera molto evidente, per tanti motivi. Anche qui c'era un dibattito, tra l'altro del mio editore, della Terza, oggi sono un po' presente in quanto, autore del Mulino, però di fatto in realtà io scrivo anche per la Terza, anzi, vabbè, basta, l'ha registrato. A parte questo dettaglio, c'era un dibattito che è riportato sulla lettura del Corriere, riguardo a un libro sulla storia, insomma si interrogava sul motivo per cui la storia stava appunto venendo meno di interesse, tutto ricondotto all'aspetto politico, cioè i politici non si occupano, ma non è vero, non è quello il punto secondo me, adesso devo anche scrivere l'editore, non credo che sia quello il problema, o perlomeno è una parte del problema, è evidente che è successo qualcosa di molto più sistemico. Da una parte è vero, abbiamo assistito allo sgretolarsi della politica classica e anche di un certo tipo di senso della nazione, tutta una serie di elementi che venivano meno. E dall'altra parte abbiamo... Tutto a posto? Sì. Ok, perfetto. No, ci mancherebbe altro. E dall'altra parte anche l'assedio sistematico di immagini, l'assedio sistematico, cioè di una comunicazione sempre più improntata alla lettura del presente, al presente, ha prodotto una serie di strani effetti su di noi, molto complicati. Poi potremmo aggiungere, ognuno credo che potrebbe avere un tassello su questo, cioè perché questo presente sia diventato così, così imperioso, così forte, così difficile da scalzarsi. Alla fine c'entrano anche i cellulari, ovvio. È chiaro che la contemporaneità ha a che vedere anche con questo e l'ossessione del presente ha a vedere anche con questo, ma è una mescolanza, credo, complicata di tecnologia, fine di un certo tipo di periodo, fine di un certo senso della storia e via dicendo. Mettete tutte queste cose assieme e in effetti, di fatto, globalizzazione naturalmente, anche quello ha inciso sicuramente, perché la storia in realtà, per come funzionava, era eminentemente legata allo spazio, e così chiudo, provo a chiudere il cerchio da cui sono partito, dava identità perché corrispondeva a una identità misurabile e facilmente comprensibile, oltre all'immagine, oltre al cellulare e tutto, la storia con cui noi crescevamo era piena di senso politico, sociale, perché era la storia del nostro paese, punto, e ci salvava la vita da quel lato, perché era piccolo come storia. Se tu ampli quella storia e non trovi le radici su cui ancorarla, io continuo ad essere convinto che sia molto difficile fare una storia che occupi qualcosa di importante dentro, stavo per dire, i sentimenti, forse però non sbagliavo del tutto, ma sicuramente dentro gli intelletti di chi la deve studiare, è diventata una cosa un po' troppo aerea. Ed è un peccato, naturalmente, perché sono due livelli diversi del problema, però è evidente che da qualche parte ce la siamo persa, in parte almeno. E questa perdita della storia è una cosa che inevitabilmente segna il mio mestiere, per come ho deciso di farlo. Cioè, alla fine mi ha forse ancora più convinto che dovessi stare più sulle barricate piuttosto che scrivere articoli eruditi. Nella convinzione che non salverò il mondo io, naturalmente, ma che forse prima di buttare tutto, forse l'attenzione al metodo, attenzione alla complessità, e qui arrivo davvero a chiudere e finire, forse bisognava prestarla, perché in tutto questo strano sistema in cui ci troviamo, uno potrebbe dire che la storia non è morta, perché è pieno di gente che si interessa alla storia, vero. Barbero piace a grandi e piccini, vero, però è un racconto relativamente lineare e facile della storia, è una storia positivista quella che piace, è una storia fatta di racconti che va benissimo, intendiamoci. Credo che quello che stiamo perdendo sia un po' la complessità del problema, non davvero, non c'è, Alessandro è un amico, ci mancherebbe altro, è bravissimo come storia, non sto dicendo quello, sto parlando solo della fruizione che se ne ha.
credo che lo stare sulle barricate, lui lo fa benissimo, sia proprio questo, cioè cercare di rendere il più possibile in un contesto che da una parte alla storia crede meno per i motivi che dicevo, forse, assieme ad altri motivi probabilmente, e che dall'altra sente meno per gli altri motivi che dicevamo, il fatto che davvero il presente è infinitamente più assediante rispetto a qualsiasi tipo di passato pensabile, ecco, forse questa perdita di complessità rischia di diventare troppo grave da potercela permettere. E ribadisco, non credo di salvare nulla, io credo che, anzi, probabilmente sarà forse impossibile farlo, o perlomeno lo faremo in forma residuale, ma credo che sia davvero importante starci sulle barricate. E quando dico complessità intendo esattamente quello da cui ho cominciato e preso le mosse, cioè riuscire a trovare il modo per spiegare che il mondo non è incentrato sul nostro campanile, il mondo ha una vastità di cui siamo obbligati a curarci ormai, e che questa vastità può essere dotata anche di radici, cioè può essere guardata nella profondità, nella convinzione che le radici degli alberi, le migliori radici, quelle che attecchiscono meglio, non vanno giù dritte, ma si allargano. Quindi si può tranquillamente fare storia cercando di raccontare il fatto che noi apparteniamo a mondi diversi, che la nostra complessità è una complessità biologica e culturale assieme, che qualsiasi genetista potrebbe dimostrarci che tutti qua dentro siamo figli di contaminazioni antiche e recenti, e che qualsiasi parte della nostra società è fatta di mescolanze da sempre e continuate, perché il classico appiglio di chi invece guarda la mescolanza come un frutto antico è quello che ti colloca la cosa o nelle invasioni barbariche o, che so, per i siciliani quando arrivarono gli arabi, ma capirai, ma forse quello il problema è stato nel IX secolo dopo Cristo. È chiaro che non è quello il vero dato, è il fatto che ci vuole un giorno di navigazione da Tunisi alla Sicilia, e che questo è andato avanti indipendentemente da chi c'era al governo. Cioè noi abbiamo continuato a mescolarci ogni volta, per ogni generazione che passava, e quel tipo di complessità, che già per cominciare credo che sarebbe qualcosa, a cui si aggiunge poi il fatto che appunto qualsiasi tipo di domanda tu rivolga al passato, questa domanda deve essere messa al vaglio del tuo decente dubbio critico e della tua possibilità di dubitare delle fonti che ti risponderanno. Queste due cose assieme per me sono stata storia, e queste due cose assieme sono ancora convinto che si possano portare, non necessariamente negli studi degli eruditi, che anzi, tra parentesi, in realtà si stanno reinserrando moltissimo di nuovo nel campanile per tutta una serie di motivi molto accademici, eccetera. Curiosamente abbiamo un ritorno al positivismo duro e puro e alle questioni molto, molto private. Adesso se c'è una cosa che va per la maggiore è potere. È molto interessante, lo si vede benissimo dai convegni. Negli anni 90 i convegni erano sui, tutti quanti, in qualsiasi parte del mondo, erano sui confini. Negli anni 2000 i convegni erano sulle reti, reso networks o reti, a seconda di chi le organizzava. Adesso sono tutti su il potere, spero che finisca in fretta perché lo temo da morire. Quando si fa il potere sono sempre grandi, infatti. E in ogni caso però dà anche molto la misura dello spostamento di interesse, che per carità va benissimo, la storia si arrangia con quello che può, appunto, però è uno spostamento di interesse che va nella direzione di un ritorno allo sguardo incentrato su casa nostra. Va benissimo tutto nella vita, ho la vaga sensazione che però questo perda di vista un processo che non è finito, ha cambiato forma, sta cambiando forma, ma è esistente e continuerà ad esistere e a moltiplicare i suoi effetti. In questo senso credo che forse valga la pena continuare a fare storia, non fosse altro che banalmente quello che mi racconto io, mi sono raccontato io per 20 anni, in fondo corrisponde a quello che avete voi in classe. Non sono italiani nel senso da ventennio, questi sono pluriculturali, vengono da un sacco di parti diverse e sono parti della società in cui si vive e in cui vivranno incidentalmente. Che ci fa la nostra gente? Li saluti? E guardate, io sono abbastanza curiosamente positivo su questo. E ho finito. Quando io cominciai questo mestiere, ovviamente, come tutti i ragazzi post-adolescenti, credevo al mondo migliore da costruire. E quindi ero
deciso a cambiarlo io, anzi ero sicuro che avrei cambiato io. E quindi di fronte ai primi immigrati che arrivavano in Italia, io ero lì a fare incontri nelle moschee, le moschee erano dei garage adattati normalmente in quel periodo, rapporti tra culture, tra religioni. Un pelino mi sono disilluso nel tempo, anzi ho avuto anche dei momenti in cui mi sono guardato indietro e ho pensato che non fosse servito davvero a niente. Poi però a salvarmi da questo ci sono alcuni miei studenti, e l'ultimo di questi è uno studente meraviglioso che ho avuto tanti anni fa, si chiama Baha. Baha è un iracheno e mi ha invitato da lui a Baghdad qualche settimana fa a fare un ciclo di lezioni, lui è il direttore del dipartimento. Ecco, per me fa la differenza. Grazie. Faccio confidenza. Molto interessante. E ho una domanda, mi rendo conto che un po' in quella direzione che dicevi di voler evitare, cioè che cosa fare nel contesto anche scolastico. Però, no, perché non sono competente. No, ma lo capisco, io neanche, non sono okay. Insegnante, quindi metto anche il tavolo. Però effettivamente molte delle cose che hai raccontato toccano un problema, cioè questo eurocentrismo, anzi italocentrismo, non aiuta più moltissimo a capire il mondo in cui viviamo. E questo probabilmente potrebbe essere un criterio, però siccome ovviamente la complessità è proprio, appunto, è complessa ed è molto ricca, immagino ci sia un problema di selezione, cioè bisogna decidere che cosa in qualche modo poi raccontare e come raccontarlo. E su questo volevo chiederti qualche idea, perché da un lato c'è la cosa delle civiltà perdute di Ceram, l'esotismo, quindi sì, certo. Pigliamoci gli aztechi piuttosto esatto. Che i cinesi perché sono diversi da noi, che ovviamente è affascinante ma probabilmente non è. Dall'altro c'è invece un dire ok, che cosa ci serve prioritariamente, tutto serve, ma prioritariamente che cosa ci serve di più per capire il mondo. Ecco, mi chiedevo come si riesce a tradurre, come si potrebbe provare a costruire un percorso anche educativo che cerchi in qualche modo di tenere insieme. Allora guarda, grazie, criterio generale che non vale. Parto da una questione più tecnica, e cioè da una questione storiografica, di analisi del passato, cioè di analisi del passato da dei che è il lavoro. Quando mi ritrovai a studiare negli Stati Uniti, scoprii una cosa che loro ovviamente avevano già da 20 anni, e cioè perché aveva preso l'esame negli anni 80, e scoprii la World History e la Global History. I termini sono relativamente intercambiabili, ma non starò più a fare di dove la presunzione di molti miei colleghi italiani, tale ancora oggi incidentalmente, dove ormai non si dovrebbe più avere perché non fosse altro che l'hanno scritto in tanti libri, anche pubblicati in italiano, quindi non ci sarebbero scuse, perché l'inglese non era molto conosciuto nell'Accademia, normalmente era il francese o il tedesco, la lingua della lezione, e questo ha creato un bel po' di problemi negli ultimi decenni. La presunzione di molti colleghi era, ma noi la facciamo già, basta guardare in grande, quindi guardo, che so, la Francia del 600 e guardo le colonie. Non è così, la World History non è quello, non è affatto quello. È non capirne un problema, un assunto di carattere epistemologico fondamentale. E cioè la World History è guardare un fenomeno partendo dal presupposto che di questo fenomeno io non do il centro focale. E cioè non parto dal presupposto che un centro sia più importante dell'altro come assunto metodologico di partenza. Sarà la rete di scambi a dirmi quali sono i centri più importanti. Cioè se io guardo gli scambi, che so, della Roma del primo secolo d.C., quelli facili documentati da Plinio il Vecchio nella storia naturale, nel libro VI della storia naturale, cioè quelli con l'India, non parto dal presupposto che Roma sia la più importante, il centro di riferimento in quel periodo era probabilmente, ma parto dal presupposto che tutti i punti segnati che io possa analizzare sul piano quantitativo siano altrettanto importanti. Sarà la quantità, la qualità di informazioni e tutto l'insieme di note che io riuscirò a collazionare a dirmi quali erano i centri. E questo secondo me è un criterio a priori indipendentemente dalla Global History. Cioè, quindi, tornando alla questione, qual è l'aspetto rilevante? Secondo me è quello, per cominciare a ragionare. Non posso prendere tutto, è ovvio.
posso partire da un assunto ragionevole, che è quello comunque scandagliabile nei libri e negli studi pubblicati anche negli ultimi decenni, e vale più o meno per tutto il mondo, e cioè che dato un periodo storico posso decidere di guardarne gli elementi di produzione culturale o materiale e dirmi a grandi linee quali sono i più importanti. Faccio degli esempi. Se parto, se prendo l'ottavo secolo, il nono secolo, visto che ne parlavamo prima, Carlo Magno e quant'altro, e a proposito dell'Islam, è facile come esempio, e provo a fare un gioco e vedere dov'è che si produce di più in termini di produzione di non solo di materie prime, ma anche di materie culturali, traduzione, ad esempio, dove ne fanno di più? A Baghdad, in parte, l'altra parte cospicua in Cina. In Cina fanno meno traduzioni, però fanno moltissima produzione di materiale lavorato. Sono due criteri diversi, però sono due criteri che se tu li metti in una mappa, vedi quanto si espansa la mappa lì e quanto sia rilevante l'Europa. Da lì puoi decidere quali sono i punti di riferimento. L'India non conta un tubo in quel periodo, quindi è già un altro criterio. Quindi hai due o tre spazi, la Russia non esiste sostanzialmente perché è tutta steppa e terra incognita. Quindi a quel punto ci sono davvero centri che fanno la differenza. Ah, ci puoi mettere anche l'America, in quel periodo lì, tra Civita Olmeca e altro, se non ricordo male, siamo lì, più o meno non hai delle grandi attestazioni se non nell'area mesoamericana. A quel punto la mappa c'è. Naturalmente, se sposti questo criterio nel 1600, mettiamo, perfetto, hai un incremento impressionante dei due imperi centrali centro occidentali dell'Asia, e cioè Persia e e Impero Ottomano, che in realtà sono tra i centri trainanti. Nel 1600 c'è l'ultimo apice della dinastia Ming. Non si sposta, non produce effetti di larga scala sul piano degli scambi, ma continua a fare una produzione spaventosa sempre di materiali interni. Tra parentesi, questo ti dà anche un criterio di continuità sulla Cina che non è rilevante. Ma a quel punto la mappa però è molto più complicata, perché ovviamente se si sposta sulle Americhe hai un'esplosione di dati. Puoi scegliere di vedere quali cose, diventa molto più complesso, ma non è infatti. Credo che per ogni periodo la quantità, anche solo di dati, determini qualcosa. Poi a questo si aggiunge ovviamente il vecchio dato di carattere più positivista. Quante guerre fanno questi? Che è un criterio banale, tragico, tremendo, però normalmente ha a che vedere con logiche di carattere espansionistico e logiche di carattere espansionistico commerciale. I due criteri sono normalmente intersecati. Quindi, anche in quel senso, sommando queste robe, alla fine qualcosa viene. Nel 1600 l'impero ottomano è così, quindi se sommi tutti questi criteri ne trovi relativamente pochi. La Cina meno, l'impero ottomano tantissimo, l'Europa in un'espansione spaventosa, perché tra Portogallo prima e Olanda che sta nascendo nel 600 è diventata un'Europa sempre più a maglie larghe. Ecco, io credo che funzioni alla fine, naturalmente non è mai un criterio preciso, perché ovviamente il rischio interno reale è quello di perderti dati importanti che tu magari sottovaluti, che non conosci, vale per tutti, dipende dal pubblico a cui ti rivolgi, però siccome dobbiamo darci dei criteri con cui comunicare, io faccio la stessa cosa nei libri, cos'è il più importante? Qual è la parte più importante se devo raccontare una storia che ha a che vedere col mondo? Qualcosa perdi naturalmente, ma a volte ci sono degli epifenomeni talmente forti, talmente violenti che ti impongono alla e allora scegli di cominciare da lì e magari è un buon punto. Sono curioso di approfondire il concetto di complessità dal punto di vista dello storico. Certo. Io faccio un altro mestiere. Sì, lo so benissimo che d'altro poi ci viene fatto. Un altro mestiere, a proposito di vite, di cambiamenti, di cose. Però la complessità, diciamo, delle scienze cosiddette esatte, o meglio, in quel mondo lì, scienze dure, è legata al fatto che tu sostanzialmente hai due fenomeni diversi. Al primo, che non puoi connettere tutte le parti con tutte le altre parti. E quindi, in qualche maniera, come dire, ti perdi, cioè ti stai intrinsecamente, non è mai collegato completamente, altrimenti se fosse collegato completamente sarebbe determinato e deterministico. Quindi, come posso dire? Il sistema clima è
intrinsecamente complesso, che è ovviamente, come dire, impossibile se non hai scelto di fare una previsione, se non appunto decidi cosa è collegato con cosa. Un sistema come quella bottiglia tirata contro l'ore è sicuramente semplice, ma esattamente quando cade, dove cade, a che velocità. La seconda cosa è quello che va detto male all'effetto farfalla, ha detto molto male, perché la roba lì, onestamente, come dire, alla vulgata, diciamo, lineare, no? Ma è, come dire, il fatto che una perturbazione minima in un sistema può provocare un effetto massimo, d'accordo? Dettamente. Questo è in fisica, in tanti altri pezzi della scienza. Però volevo capire se è lo stesso concetto di complessità, perché questo concetto di complessità, come dire, secondo me, è quello che ci stiamo perdendo anche se ci viviamo in mezzo, perché tendiamo ad ascoltare discorsi semplici, come dire, traiettorie semplici, eccetera. Però volevo capire se è lo stesso concetto di complessità, come dire, che in un passato ormai un po' remoto, quando insegnavo matematica alle superiori, giocavo spesso, giocavo con un collega che insegnava italiano e storia e facevamo cose insieme, diciamo così, e ci provocavamo vicende, diciamo così. Adesso dopo tanti anni provo a farlo con il nostro relatore per vedere se ho capito o se sono cose diverse o se sono cose simili. Allora, io credo che ci siano due livelli, uno di carattere meramente etimologico e che fa sì che uno possa echeggiare l'altro, e cioè il fatto che usiamo lo stesso termine alludendo al fatto che i sistemi sono complessi, ma secondo me finisce lì, onestamente. Certo che i sistemi sono complessi. E quindi nella spiegazione più facile e più banale dal punto di vista storico, quella complessità del sistema corrisponde all'impossibilità della gestione completa del sistema. Direi che fin lì andiamo. Poi c'è un livello un po' più raffinato, e cioè il fatto che qualsiasi tipo di problema di carattere, non è tanto un problema di carattere storico, ma anche un problema di carattere sociale, in senso lato, credo che questa definizione di complessità la possano condividere anche i sociologi, sia il fatto che qualsiasi tipo di aggregazione umana, perché in realtà storia si dà nel momento in cui tu valuti l'esistenza almeno di due persone, puoi farlo anche da solo, però è molto complicato perché è un aspetto comunicativo quasi imprescindibile. Qualsiasi tipo di comunicazione umana parte dal presupposto che una grossa parte di quel sistema comunicativo non ti è accessibile. Ma questa in realtà è una scoperta che vale non tanto per gli storici, ma anche per qualsiasi psicologo al primo anno di psicologia, penso, perché bene o male l'inconoscibile che abbiamo dell'altro che abbiamo di fianco rimane un aspetto difficilmente documentabile, difficilmente studiabile, difficilmente raccontabile. Se moltiplichi questa roba per un'intera società, è chiaro che i pezzi che mancano nel gioco sono enormi. Una delle cose più evidenti per uno storico, quando si trova, riducendo il tutto ai limiti della battuta, è che quando si trova di fronte alla classica domanda, ma dunque è colpa di questo o è colpa di quello? E lo storico ti dice, ma è complicato, che è la risposta meno televisiva del mondo, infatti noi facciamo schifo in televisione normalmente, perché noi dovremmo, diciamo sempre che è una scala di grigi, ma non è quello che vogliono sentirsi, però la verità è che è così, obiettivamente. Non ha una spiegazione molto spesso, o perlomeno che la spiegazione è troppo complessa, che riusciamo a individuare appunto la complessità del gioco e a dire queste sono le direttrici su cui si sta sviluppando il gioco, e sappiamo anche che probabilmente avrebbe potuto prendere molte direzioni diverse la storia, la famosa storia con i secoli, la boiata gigantesca, ovvio, non serve a niente, però di fatto in realtà è il presupposto è ragionevole, cioè poteva andare in maniera diversa, certo che sì, perché c'è un elemento strutturale che è fondamentale, che è la parte più importante secondo me da quando studi storia, cioè capire che elementi culturali e sociali si stanno muovendo su larga scala, che elementi che determinano in maniera molto forte le reazioni dei singoli, ma non in modo assoluto, perché è chiaro che ti danno una linea guida da cui tu non uscirai, perché ragioniamo con quello che la società ci produce, quindi tu più o meno farai o dirai certi tipi di cose e non puoi dirne altre, perché ti mancano nel linguaggio, ti mancano nello schema che culturalmente ci siamo dati o ci danno. Però è vero anche che abbiamo una capacità
capacità di improvvisare drammaticamente forte, e quindi c'è la possibilità per il singolo di scompaginare le carte in qualche maniera. Quindi questo tipo di complessità inevitabilmente è vera. Credo che sia un po' meno vera quando gli storici tentano di accostarsi alle scienze esatte, quindi di usare questi termini nella loro stessa valenza, perché in realtà è appropriarsi di una definizione che ha a che vedere con un metodo e con una capacità di indagine che ha le sue regole del gioco, che non sono le nostre, per i motivi che stavo dicendo adesso. E quindi sovrapporle diventa complicato. Io la prima volta che mi resi conto del fatto che funzionava a metà fu a Cambridge, dove facevano delle cose meravigliose, facevano dei seminari dove partecipavano anche i fisici, i geologi, gli astronomi, e per me fu una vera scoperta, era davvero affascinante, perché ti dava una visione della realtà impressionante. Poi devi stare calmo, tornare a casa e dirti va bene, ok, era molto bello, sono fughe in avanti fantastiche, ne terrò conto e ne ho sempre tenuto conto, ma io sto giocando a un altro gioco, non c'è niente da fare, le cui regole sembrano quelle, ma non è proprio quello lì. Quindi io salverei questa idea un po' più vaga di complessità, ma vaga, se dobbiamo parlarci tra me, non è affatto vaga per me, ovviamente, è la mia regola del gioco, che ha a che vedere più con l'aspetto sociale, culturale, psicologico se vuoi, cioè la complessità dello stare assieme, che può sembrare banale, ma non lo è affatto, ecco. L'altra la lascerei un pelo fuori, credo che basti, dov'è, ecco, per spiegare le cose, quel tipo di cose. Hai parlato delle fonti e hai detto che le fonti aiutano, sono importanti perché fanno esercitare il dubbio. Noi in classe molto spesso analizziamo le fonti con l'obiettivo di esercitare gli studenti a porre delle domande, cioè di fronte all'oggetto, di fronte al testo, esercitare lo studente a indagare, a far emergere tutto quello che può essere la domanda che nasce di fronte a quella fonte. Non abbiamo mai usato, e però tra i colleghi iniziavamo a parlarne, fonti musicali. Allora, premessa. Credo che ci sia tra i motivi che mi portano qua un libricino che ho scritto per il Mulino, che era veramente un gioco in realtà. Questo libricino ha avuto anche delle strane avventure editoriali, perché si è portato dietro a mia insaputa due errori clamorosi. Avevo detto sin dall'inizio che avevo sfidato qualcuno di voi a cercarli, penso volete dopo almeno due, probabilmente ci sono quelli che non ho visto io, due sono veramente imbarazzanti. Tragedia della fotocomposizione. A parte questo, se c'è qualcosa di buono, quello che è veramente un libro scritto per chiacchierare con i colleghi, per provare a raccontare una cosa a cui pensavo da tantissimo tempo, è che io sono fortemente convinto che la storia abbia bisogno d'aiuto da tutte le parti. La storia è vecchio stile, è quella che parte dall'analisi delle fonti scritte. Questo è il modello. E cioè un'impostazione all'italiana, perché non è vero in assoluto, ma in Italia sì, fortemente filologica. Incidentalmente è la storia su cui sono cresciuto, quindi non la rinnegherò mai, sia chiaro. Un'impostazione filologica che era quella che faceva sì che quando tu volevi arrivare vicino alla laurea, scusatemi, al dottorato, la laurea non lo prevedeva, la cosa migliore che dovevi fare, anzi la cosa necessaria, era produrre l'edizione critica di una fonte, se no perché avevi fatto tutto questo spartone se non dimostravi alla comunità che tu davi qualcosa di più che mancava? Ecco, questa era l'impostazione ed è fortunatamente ancora la nostra impostazione. Detto questo, però, negli anni gli storici, soprattutto negli ultimi tre decenni, hanno imparato alcune cose, e cioè nel grande stravolgimento della scelta soprattutto dei soggetti della storia, quello che si lega al secondo Novecento, quello della soprattutto al grande movimento della Nouvelle Histoire francese, eccetera, eccetera, abbiamo cominciato a renderci conto di quanto fosse importante accostarci anche ad altri tipi di fonti. E così, soprattutto per quanto riguarda le fonti iconografiche, si sono fatti dei passi da giganti. Ovviamente tutti i passi da giganti che sono tendenzialmente stigmatizzati dagli storici dell'arte, che fanno notare agli storici che non riescono a capire ovviamente nulla.
di un quadro, è chiaro, i dialoghi tra le discipline sono sempre gli stessi, per esempio, l'accidente, però vabbè, pazienza. Abbiamo imparato tantissimo dall'antropologia, non è esattamente la stessa cosa che farla nei meandri dell'Amazzonia quando la fai sulla storia, e i risultati sono veramente considerevoli, sono stati considerevoli, ma già dagli anni 60, 70 in questo senso. All'iconografia ci siamo arrivati con grande fatica, anche perché richiede una preparazione notevolissima dal punto di vista di uno storico, non è affatto scontato che abbia gli strumenti necessari per accostarsi a un quadro. Ad esempio, che so, Carlo Ginzburg, che è per me uno tutelare, perché è stato uno dei miei maestri in questo senso, uno dei libri più criticati in assoluto è stato Indagini su Piero, che era un libro incentrato sul quadro di Piero della Francesca, e adesso, dopo anni di chiacchierate con gli storici dell'arte, hanno altri più torti, ci sono delle cose sottovalutate, eccetera. Chiara Frugoni, che ci ha lasciato da poco, è stata una persona a cui devo tantissimo, una persona deliziosa, tra l'altro, e almeno come e Chiara penso che sia stata una delle storiche con più attenzione ha messo assieme i due mondi, ecco, quindi si è occupata quasi sempre di iconografia facendo la storica, facendolo in maniera egregia, ma non è scontato farlo. La musica, in questo senso, è stata completamente negletta, per un motivo banale, perché credo che istintivamente, anche solo istintivamente, per uno storico sia molto più facile decidere di approcciarsi a una fonte iconografica, in fondo ce l'hai fisicamente, è visibile, è chiaro, poi se non capisci bene un quadro, pazienza, intanto qualcosa bozzi, detta brutta. Però la musica è un vero problema, perché la musica richiede un know-how tremendo rispetto all'iconografia. L'iconografia è un po' l'immagine di questo straniero quadro, ma la musica, quando ci vai sotto, è una competenza estremamente difficile da assumere. E non a caso, infatti, è una competenza che di fatto esiste fino a un certo punto per gli storici. Primo problema. Secondo problema, non irrilevante, alla fine della fiera la musica è aria che vibra. E quindi è molto difficile riuscire a tenerla a sufficienza per poterla maneggiare come fonte per il passato. Che ci fai? E lì c'è tutta una scala di problemi che si pongono, cioè prima, che so, della notazione musicale del decimo, undicesimo secolo, manco c'hai quella e quindi non hai fisicamente nulla a cui la musica si attacchi. Sì, le notazioni greche, però lo sanno tutti quelli che l'hanno ascoltato, nessuno sa che l'accidente sia quella musica davvero, era davvero musica, sì. Appare inascoltabile quella roba, onestamente, ma al di là di quello, che cosa serviva, cosa faceva, ci manca tutto. Ma in realtà ci manca un sacco anche della notazione della musica medievale. Non è scontato il fatto che, tra l'altro, noi abbiamo solamente la notazione della musica sacra, pochissima notazione riguardante la musica profana, che probabilmente era forse la maggior parte, noi guardiamo solamente a quella, perché quella abbiamo. E uno potrebbe dire, beh vabbè, ma tanto finalmente quando quello poi arriva la notazione musicale, bella, fatta e finita, siamo a posto. Ma come tutti i musicisti sanno, in realtà la musica di Mozart si dibatte ormai da mezzo secolo, se ha senso suonarla sugli strumenti antichi, sugli strumenti moderni, e ovviamente sono robe senza senso, basta che la suoni bene, se è la risposta. Però di fatto questo tradisce che non è proprio scontato. E uno potrebbe dire, beh allora quando arrivi alla registrazione, alla fine dell'Ottocento, allora sei a posto, perché comunque quello ce l'hai, non devi più, non sai come la sentivano loro. Quelli che l'ascoltavano, gli diceva la stessa cosa, esattamente come i quadri. La percezione, ci sono autori meravigliosi, tendenzialmente più americani, inglesi, che ne hanno trattato, ad esempio c'è un saggio strepitoso di Buck Sandel sulla percezione del quadro nella pittura del 400, tutto incentrato sulla logica del committente e su come il committente guarda il quadro. Ecco, il committente come guarda, come ascolta la musica? Che cosa sente, che cosa prova, non è un problema di sensazioni, è un problema di senso culturale e sociale che la musica ha. Ecco, quel tipo di cose non è solamente recuperarsi la colonna sonora, è recuperare il senso stretto della realtà, perché chiunque sa o ha esperienza del fatto che la musica non è un elemento accessorio, ma è un elemento determinante, cioè la musica che chiama alla battaglia, nella rivoluzione, durante la rivoluzione francese, che incidentalmente poi diventa l'inno nazionale, non è proprio una roba
accessoria. Probabilmente lo diventa perché è capace di suscitare anche un irrigimentarsi di un gruppo militare e via dicendo. E quando la senti in maniera collettiva, nel momento in cui viene usata davvero per farti sentire l'appartenenza a una nazione, è un elemento accessorio o è una cosa che determina commozione, partecipazione, forza e dunque un legame che prima non c'era, ma è che la musica mi crea? Oppure il gregoriano, quando lo cantano nelle chiese del X-XI secolo, che cosa risuona per loro? È semplicemente una preghiera in musica, quando addirittura probabilmente la chiesa stessa dentro cui si trovano è stata costruita apposta perché risuoni in una certa maniera quel tipo di canto. E quando tutta la tua vita è cadenzata da una preghiera che è fatta a canto, come ti senti normalmente? Come devi leggere le cose che stanno attorno a te se tu hai fatto non fai altro che cantare tutto il giorno? La musica vorrà dire qualcosa di più che una semplice melodia. Ecco, questo tipo di cose credo che valga la pena provare a studiarsene un po'. E per studiarsene intendo quel crinale complicato che sta tra la competenza musicologica e la competenza storica, cioè è probabilmente sulla parte dove l'importanza sociale della musica diventa evidente che è più possibile studiarla e studiarne gli effetti, studiarne i modi attraverso cui si realizza nella società, perché in quello spazio tu la vedi di più. La vedi attraverso anche altre fonti, la vedi attraverso gli strumenti che ti rimangono, la vedi attraverso le notazioni musicali che puoi avere, dipende dal periodo, va da sé naturalmente, e poi la vedi attraverso le reazioni che cogli in altre fonti, iconografiche, testuali, va da sé, quando parlano della musica contestualizzata in un certo senso, e in un certo problema specifico, ecco, forse a quel punto ti dice qualcosa di più. Però io credo che sia davvero importante recuperarla, perché noi l'abbiamo semplicemente banalmente lasciata da parte anche davvero per un problema di competenze, mentre invece no, la parte, quindi a maggior ragione, cioè, se hai entrambe le competenze è interessante metterle assieme, perché come fa evidentemente parte. Abbiamo parlato prima della nazione, ma senza Verdi capisci niente del movimento risorgimentale italiano. Senza Verdi, per citare quello facile, davvero non lo capisci, senza renderti conto di come veniva fruito il teatro in quel periodo, che senso sociale aveva canticchiare fuori una canzone, perché quello era, non era più un'aria, era una cosa che girava e basta. Ecco, quel tipo di roba lì ha proprio peso gli anni. Ricordo alcuni contemporaneisti con cui studiavo al dottorato, che mi chiedevano, visto che ero una appassionata sfegatata per la lirica a quei tempi, non solo per la lirica, però ne sapevo, no? Mi chiedevano una playlist da ascoltarsi per capire un po' quello di cui loro si occupavano. È parecchio grave, tutto sommato, è parecchio grave. E allora, ascoltati un bambino, appena trocciata, come fai? Sono rimasti così, non dico ascoltata, ma non vi dirò i nomi. In base a cosa scatta l'idea di scrivere un libro su un determinato argomento? È un tuo interesse personale? È un interesse che senti nel mondo intorno? Nasce da un'esigenza di qualcosa che è successo? Allora, in realtà la produzione è cambiata, si vede benissimo, cioè quando smetto di lavorare all'università smetto di produrre libri che hanno a che vedere con le relazioni tra cristiani e musulmani, sostanzialmente, tranne un paio di cose fatte come divertimento e come richiesta anche da parte degli editori. E naturalmente non potrei anche rifarlo, però è chiaro che appartengono a quel pezzo di storia. La scelta dopo è stata dettata da due o tre linee guida. La prima, continuare a raccontare la stessa cosa in altra forma, e cioè quindi
una delle cose che continua e continua a importarmi di più è raccontare la complessità delle relazioni culturali, convinto del fatto che sia ancora una sorta di mio dovere civico in qualche maniera, e oltre che una passione personale naturalmente. Questo tipo di relazioni poi ho scoperto che le ho declinate in molti modi diversi. Credo che forse sotto sotto ci sia da una parte quello, dall'altra la convinzione del continuare a battere su un altro tipo di complessità, la complessità mi piace un sacco di volte come tempo, non so bene, di continuare a battere su un altro aspetto a cui credo molto, e cioè la storia, cercare di raccontare la storia come se non fosse la storia della nazione. Uscire il più possibile dal positivismo, che è editorialmente suicidiale perché è tornato di moda, da paura, è molto meglio scrivere un libro sui templari, in teoria, perché tanto parla di templari. Ci vorrebbe una moratoria sui templari, 20 anni senza templari, dopodiché potete parlarne e scrivere una memoria, però almeno la memoria. E quindi per uscire da questo, la scelta è quella di prendere argomenti larghi e inserirci l'umanità all'interno per vedere che radici produce. Ecco, se dovessi dire l'interesse vero che ho dietro certi titoli che mi convincono particolarmente, poi scrivi anche cose più occasionali, inevitabilmente, però quelli a cui credo di più, e cioè tutti i lavori che ho fatto sul Mediterraneo e sul mare, che è una mia appassionaggia, è vero, sono legati esattamente a questo, e cioè l'idea del provare a vedere se messo in un contesto più ampio, geologico, nel vero senso della parola, vale anche per i libri sulle stagioni, messo in una percezione quasi geologica, l'uomo riesca ad essere ancora un soggetto sufficientemente forte sul piano storico da mostrarti delle radici. E io sono assolutamente convinto di sì, anche quando fai storia delle stagioni, per me è stato esattamente quello, vedere se quel tipo di profondità ci dà un'appartenenza, tanto la storia senza l'appartenenza non riesce a fare. Io sono profondamente convinto, se non riesci a mettere assieme il senso di una radice la più vasta possibile, è molto difficile riuscire a raccontare una storia che ti appartenga, ecco. E alla fine sì, sto pensando se c'è un'altra variante sul tema. Ah beh, poi c'è una banale, banalissima, il divertimento, che non è una categoria epistemologica, me ne rendo conto, però è una cosa cui credo abbastanza, tutto sommato. Cioè, io già faccio un mestiere abbastanza strano e in fondo devo riuscire a convincere le persone che quello che io gli racconto è bello per loro, non per me. Allora, se io non mi diverto, è difficilissimo riuscire a farlo. Ed è stato forse l'aspetto più forte che ha determinato la mia scelta. Cioè, l'università non mi divertiva più. Ero partito con una convinzione profonda, ma non mi divertivo più. Io ho bisogno di divertirmi, e per me divertirmi voleva dire parlare alle persone, e quindi credo che i libri abbiano anche questo scopo, quello di provare a vedere quanto largo riesco ad andare nella comunicazione, nel racconto, spudoratamente, proprio cercando di giocare con me stesso, di vedere che tipo di soglia riesco a superare, che non ha più a che vedere con il tema. È vero, in quel caso lì naturalmente le due cose si mescolano, cioè è ovvio che alla fine fai entrambe le cose contemporaneamente, però sono altrettanto importanti per me. E quindi la scelta talvolta è determinata da, sarà un argomento sufficientemente divertente? A volte ci prendo, a volte no. Ma non vi dirò mai. La mia era una domanda molto ampia e complessa. Lei, meno male. Lei, al di là della scuola, com'è che divulgherebbe questa idea di storia non più eurocentrica ma legata appunto al contesto mondiale? Come la divulgo? Perché in realtà lo faccio ormai veramente di mestiere. Allora, c'è un dibattito, cominciamo allora, visto che siamo partiti forti, no? C'è tutto un dibattito che attraversa l'università da, anche questo, da una ventina d'anni. In realtà è diventato forte negli ultimi 10 in Italia, ma naturalmente lo attraversa da 30 negli Stati Uniti, e cioè quello sulla public history, e cioè sul come si debba fare a divulgare la storia. Ed è abbastanza surreale, perché in realtà nel mondo accademico si pongono questo problema per
non c'è nessun accademico presente. Sì, ma però non storico, però, esatto. No, ok, sembra solo quello, il resto va bene. Allora, io credo che ci siano alcuni motivi per cui la public history ha attecchito. Uno è greve e banalissimo, e cioè in una carenza dipartimentale molto, molto seria delle cattedre di storia, quello è un'ancora di salvataggio facile. E cioè produce dipartimenti nuovi, eccetera, eccetera, non mi sbaglio. E... non è bello da dire, però è assolutamente così. Secondo, legato a quello che dicevo prima, il senso che molti storici provano, non è solo per gli storici, è per una vasta panoramica di scienze umane, ma gli storici lo provano tanto, di inutilità, che è una categoria un po' meno raffinata e anche un po' meno utilizzabile, però in un contesto dove la storia si sente meno come peso specifico, quello sembra essere una cosa necessaria, verissimo, tra l'altro, incidentalmente. Ora, il problema vero è che la public history, io sono profondamente convinto, da una parte funziona molto bene con il Novecento, perché il problema che ha è quella di coinvolgere la gente, e la gente si coinvolge sul personale, e quindi quando tocchi i temi forti che sono ancora gestibili sul piano della memoria, ok, ma quando cominci ad andare indietro e ti occupi di Richelieu, dici ma che me frega, è morto, ma molto morto, per cui le cose non fanno più lo stesso effetto banalmente, e soprattutto è molto difficile da gestire anche come cosa. E poi c'è il problema vero, e cioè che cosa vuol dire fare public history. Perché vuol dire tutto e niente, dipende molto da quello che dalle tue competenze, perché il problema vero secondo me della public history è che in realtà coincide con delle competenze specifiche di altra natura, e qui arrivo a che cosa faccio io, cioè tradotto, io non credo che ci sia una possibile missione unica, ci sono possibili scelte che sono determinate da uno studio rigorosissimo degli spazi che tu vuoi occupare. La mia scelta è stata determinata in parte dalle competenze che avevo precedentemente, e cioè avevo fatto seriamente, quando ero ragazzo, scuola di teatro. Poi l'avevo accantonata. Poi mi sono ritrovato, senza pensarci troppo, devo dire, per tutta una serie di casualità, a recuperarla negli anni in cui decidevo di cambiare vita. E quindi uno degli spazi che ho trovato più utili e più facili per me, inevitabilmente, per mia competenza, è stato quello del teatro. Il teatro è diventato di nuovo lo spazio su cui io di più provo a giocare sulla complessità. C'è uno spettacolo che ho fatto, che non so come hai fatto a reggere fino adesso, ammirazione svegliata. Ho avuto la fortuna di cominciare in grande stile in questo senso, perché ho fatto la prima cosa che mi sono ritrovato a fare strutturata, è stato uno spettacolo fatto con Lino Guanciale, che è un attore di fiction abbastanza famoso, e Marco Morandi, figlio di Gianni. E si chiamava, adesso forse le parole in mare, dove il senso era proprio quello, cioè di raccontare la complessità del Mediterraneo attraverso un gioco scenico, molto semplice incidentalmente, uno storico e un attore che si scambia gli uomini fondamentalmente, attraverso un racconto di un viaggio in tre città del Mediterraneo, dove però l'idea era proprio quella, cioè alla fine raccontare una cosa che avesse una sua profondità, ecco. Si rideva molto, era uno spettacolo molto leggero, molto cantato, una specie di teatro canzone, molto, non dovrei dirlo io, però la gente diceva che era parecchio divertente. E da lì in poi ho capito che quello era uno spazio che aveva senso continuare a frequentare, e occupi gli spazi che puoi per competenze, per cui la radio è diventato uno quasi una filiazione inevitabile, mi sono ritrovato a Radio 3 e ho continuato e continuo adesso a collaborare con Radio 3. E ho continuato a scegliere la comunicazione e l'uso della voce come una delle parti serie del mestiere, la televisione anche dietro le quinte, perché poi in realtà anche questo conta tantissimo, cioè la produzione di materiali, video, che abbiano una loro, non so, ci provo almeno, una loro struttura, poi combatti contro delle robe che ti sorpassano completamente, perché ci sono, cioè le iperproduzioni a volte hanno materiali imbarazzanti, tu non è che puoi fare chissà che, però ci provi, e sono spazi enormi,
curiosamente, di manovra. Sono spazi, secondo me, molto interessanti e molto importanti, dove il principio primo, come cerco di spiegare normalmente quando vado a raccontarlo all'università, soprattutto ai dottorandi, il principio primo è la precisione della competenza che tu devi assumere. In realtà il problema forte è proprio quello, cioè non puoi improvvisare niente, quelli sono mestieri altri rispetto alla storia. Quindi tu ti ritrovi ad uscire e dover fare altro per riuscire a essere competente a sufficienza per divulgare la storia. È un po' complicato, però secondo me è una delle uniche strade, sinceramente, perché è quel tipo di prospettiva su cui ci giochiamo una parte della possibilità di raccontare, e nessuno le può fare tutte. Io ho provato una volta a Torino a curare una mostra, è andata bene, però la verità è che non è andata bene grazie a me, è andata bene grazie al co-curatore, che era uno competente in maniera precisissima sul bello, perché non puoi non sapere che cosa piacerà al pubblico. E per me era irrilevante, i coach che mi interessavano erano quelli che raccontavano delle storie, per me era importante e bello, tra virgolette, quello che mi diceva di più, ma una mostra non può lavorare solo su quello, bisogna anche di colpirlo il pubblico, e quindi ho capito che non era il mio, non l'ho fatto più, è un criterio anche quello, secondo me bisogna anche stare nel proprio, ma semplicemente per dire che probabilmente gli altri mi sfuggono, io credo che ci sia un'ampia possibilità, ad esempio mi sfugge tutto il comparto di internet, dove invece tutte le volte che vado a guardarmi cose scopro robe meravigliose, che non sono le mie. Ci sono dei ragazzi che divulgano storie su TikTok che sono bravissimi, sinceramente, e lo fanno bene, magari non in maniera troppo strutturata, eccetera, però lo fanno in una maniera tecnicamente incredibile. E io lo trovo estremamente interessante, cioè ci abbiamo molto da imparare guardandolo, perché generazionalmente bisogna stare ognuno nel proprio. Cioè va bene fare il boomer, però andare a metterti lì a fare, non lo farei. Sì, scusa, puoi imitare. No, per quest'ultima cosa che dicevi mi ha fatto venire in mente una fantasia che potrebbe essere una boiata pazzesca, che riguarda il rapporto fra nozioni e metodo, che mi rendo conto che detto così è enorme, però detto veramente nella maniera più semplicistica possibile, mi sembra vero che fino a una cinquantina d'anni fa l'educazione a tutti i livelli, non solo la scuola, anche l'università, l'accademia e anche la divulgazione, tutto sommato, nel momento in cui trasmetteva nozioni, cosa che gli viene sempre improverata, però faceva anche qualcosa di giusto, perché in quel momento storico le nozioni, se non te le dava la scuola o l'università, non necessariamente eri in grado di trovarle, anzi, spesso c'era un chiaro e netto discrimine socio-economico in chi poteva procurarsela altrimenti e chi invece era destinato a non averle. Quindi, insomma, ecco, oggi mi sembra che questo diventi sempre meno vero, non naturalmente perché c'è la verità rivelata lì fuori, ma perché di nozioni, alcune sbagliatissime, erronee, infondate, c'è pieno letteralmente il mondo e sono molto accessibili. Mi chiedevo che impatto questo, secondo te, dovrebbe o potrebbe avere sul modo, per esempio, in cui si insegna la storia. Cioè, cambia qualcosa oppure no? E se cambia qualcosa... Guarda, forse in realtà è proprio quell'assunto di partenza del sottoscritto che cela in realtà, quello sulla complessità intendo, che cela tutto l'imbarazzo di chi si ritrova oggi a dover giocarsi le nozioni in una maniera diversa. Perché è vera questa cosa, è assolutamente vera. E cioè sappiamo tutti benissimo che qualsiasi tipo di informazione può essere gestita facilmente nell'immediato. E mai come adesso credo che si stia notando lo scarto tra nozionismo e cultura, dove per uno storico, per un qualsiasi umanista, pardon, usciamo dalla questione della storia, ma non entriamo nella questione della scienza esatta, perché quella differenza invece si nota in una maniera, secondo me, plateale. Per qualsiasi umanista è evidente qual è lo scarto che si sta misurando e allargando, secondo me. E cioè la possibilità di avere informazioni è altissima e quindi la possibilità di costruirsi mappe di contenuti è facilissima. Vuoi sapere le cose? Vai su Wikipedia, eccetera, eccetera. Non sto neanche discutendo se è giusto o sbagliato, partiamo dall'assunto che siano tutte giuste. Tanto ormai comunque la qualità data dalla possibilità di verifica continua sta producendo il fatto che comunque sia una quota importante siano giuste. Ma non è quello il punto,
Il problema è che l'unica cosa che manca in questo tipo di gioco e che tende a mancare sempre di più è che nella misura in cui si allarga la possibilità di avere informazioni in presa diretta, si abbassa la possibilità di connetterle in uno schema coerente, anzi nella possibilità di gestirle come fosse uno schema, cosa che in realtà è l'aspetto che sta sotto la voce cultura. Ed è probabilmente in quello scatto si misura da una parte, come vi dicevo adesso, il sottotesto di quello che probabilmente sta nelle mie scelte anche, la convinzione di dover dare non tanto la soluzione, perché non è il mio ruolo, io non sono un insegnante, non lo sono più, lo sono ancora per ragioni inevitabili, perché non smetti mai di essere in realtà, però so che sto facendo un altro mestiere, quindi quello che ti posso dare è l'idea che dietro l'informazione vi sia una vertigine che tu dovresti cogliere, quindi se la percepisci e ce l'ho fatta fino a quel punto, dovrai essere tu a occupartene. Poi in realtà insegnare insegni, ma non in maniera strutturata, ecco, diciamo così. Però credo che mai come adesso il problema del connettere i punti sia forse la cosa che con maggior forza debba fare chiunque si occupi di insegnare a qualsiasi livello, cioè darti l'idea della, che non è più complessità, ma l'idea della vastità che sottostà quel punto che tu hai colto, è quello sì, da una parte, dall'altra la capacità, che è ancora più difficile oggi, di riuscire a immaginare a partire da un punto e di un problema da che parte tu possa andare, cosa ancora più difficile io credo, che è la stessa cosa vista da un altro punto di vista se vuoi. Però in realtà è lì che vedi la cultura universitaria vecchio stampo, cioè data una cosa che non è più nozionismo, ma è vera cultura di fondo, la cogli nel momento in cui uno di fronte a un dato X si intuisce automaticamente nulla di quel dato. Dove potrebbe rivolgersi, a chi potrebbe rivolgersi, quali sono le autorità che ti danno delle informazioni probabilmente corrette assieme alla bibliografia di cui hai bisogno. Tutta quella serie di elementi, che è il livello alto ovviamente del problema adesso che sto citando, però tutta quella serie di elementi la cogli solamente se hai dietro quella mappa. E quello ho la vaga sensazione che ci stia sfuggendo di mano in una maniera drammatica, proprio perché è un problema quasi tecnologico. Non lo è solo in realtà, credo sia un problema sociale anche, però è anche un problema tecnologico, cioè l'accessibilità al dato è probabilmente inversamente proporzionale alla capacità di collocare il dato in uno schema. Due provocazioni, cioè, in che secolo stiamo vivendo, secondo te? Cioè, è ancora possibile, parte per le funzioni quotidiane, ritenersi nel XXI secolo piuttosto che in altri tipi di misurazione. Se vado dietro al discorso di prima, probabilmente il nostro XXI secolo vacilla come sistema di, no? Eppure ci siamo molto affezionati e difficilmente ce ne stacchiamo. Seconda questione. In una situazione nella quale diventa sempre più difficile, io lo vedo con quello che mi arriva dagli insegnanti, percepire nei giovani, nei ragazzi, una disponibilità a ragionare secondo gli schemi con cui abbiamo ragionato noi e quindi a costruirci anche uno schema del tempo, come ce lo siamo costruiti noi. È ancora possibile parlare della storia nei termini in cui noi, tutto sommato anche oggi, stiamo parlando? Prima considerazione, proprio perché gli storici vigliaccamente non danno soluzioni ma sono ulteriori problemi, io lo chiamerò vigliaccamente, e c'è un dibattito che normalmente ruota attorno soprattutto tra i contemporaneisti, ruota attorno alla dizione di secolo breve o secolo lungo, no? E, ingenerato dal libro incidentalmente bellissimo di Hobsbawm, che era più per il secolo breve.
Ovviamente qualsiasi storico sa che questa è tecnicamente una provocazione, cioè il fatto che all'interno di un periodo si celano tanto le fughe in avanti quanto anche le strutture profonde di una cosa che non vuole morire e che tarda, che più è istituzione forte meno ha voglia di morire, ovviamente. E in questo senso è impressionante vedere quanto recupero vi sia di elementi del secolo passato. Io credo che abbiamo quasi finito ormai col secolo precedente, perché le parole d'ordine che sono utilizzate, ma questa è un'idea assolutamente personale, non hanno nessun valore scientifico, le parole d'ordine che adesso si utilizzano, che sembrano tutte pescare al secolo precedente, nazione, impero, cose, eccetera, sono tutte vere, ma sono anche tutte immensamente nuove. È vero che si recuperano stilemi, idee, istituzioni, modelli che sembrano veramente attingere al nazionalismo più classico, e probabilmente tale, cioè è una parte che non muore facilmente, anzi, che si è rinnovata e rinfocolata di fronte alla minaccia percepita di una globalizzazione che annullava completamente questo tipo di idee, eccetera. Di fronte al rischio di essere niente, si ritorna ad essere qualcosa che è più percepibile e si ritorna ovviamente in una logica massimalista. Meglio esserlo completamente. E per esserlo completamente va bene il nazionalismo più becero, va bene la percezione di un me contro te, eccetera, eccetera. Va bene anche, tra l'altro, l'idea di recuperare un modello antico di impero come se fosse quasi nuovo. I cinesi sono strepitosi in questo senso. Una Cina che è repubblica ancora comunista, in realtà si è ripresa il confucianesimo che Mao aveva completamente bruciato, fisicamente bruciato, facendone in realtà il fondamento dell'educazione interna, che era quello che faceva reggere l'impero. È curioso come queste cose si rimescolino, ma proprio perché si sono rimescolate tante non riesco più a vederle come se fossero davvero la continuazione di quel secolo. Alla fine certi modelli sono antichi e basta. L'impero lo è. L'impero è una cosa che funziona come modello da tantissimo tempo, perché è anche uno schema semplice, relativamente. Un po' come le piramidi. Ovvio, fai una piramide, cioè è facile. Cioè, credo che ci sia anche quello, banalmente. L'impero è facile immaginare. Ci sono io al centro, eccetera, e tutto quello che non è impero un giorno lo diventerà. Fondamentalmente quel modello politico di base è quello. E però ho la vaga sensazione che sia completamente un rimescolamento di carte vertiginoso, davvero vertiginoso. E quello a cui stiamo assistendo non ha appigli facili. Tanto è vero che è impressionante notare, e questa è sempre una buona spia, quanto gli storici non ci prendano. Gli storici non ci prendono mai sul futuro, intendiamoci. Per definizione, perché non è la loro natura, loro ti sanno dire che con gli strumenti che ti hanno dato perché il presente è un disastro o è un problema sulla scorta del passato, e quello te lo sanno fare, è il loro mestiere. Sono altri politologi, sociologi che possono lavorare verso il futuro, ma non sicuramente. Ma, e ne avrei prove, ma adesso non voglio tediarvi, ci sono periodi del passato in cui gli storici ci prendono molto di più, perché le strutture evolvono, e quindi immaginare il futuro immediatamente successivo vuol dire andare in continuità con quelle strutture. Nel 600, ad esempio, si vede quando leggi gli storici che bene o male stanno inquadrando la cosa, e hanno scoperto l'America, ok, ma non è quello il problema, si va dritti in una certa direzione, sui 20, 30, 40 anni ci prendono, adesso è un disastro. Se si legge uno storico a caso, mi è capitato molto spesso di fare questo gioco, è impressionante vedere come non ci prendono. Subito dopo viene completamente smentito dai fatti. Ora non è proprio una prova scientifica, non la scriverei mai in un libro, però la vaga sensazione che un po' di senso ce l'abbia, tutto sommato. La famosa maledizione del cinese, ti auguro di vivere, a parte secondo me è una poca, non importa, ti auguro di vivere in tempi complicati, ecco, che non lo sono sicuramente, sono quelli dove davvero
tenetevi bene gli storici tra tre generazioni, guardare indietro e dire è evidente se era quella cosa lì, che è evidente un accidente, staci tu questo disastro, poi prova a spiegarlo. È chiaro che tra un po' sarà chiaro, però è impressionante notare quanto sia difficile orientarsi per uno abituato a ragionare sulla storia del passato. L'altra cosa era sulla possibilità di parlare con gli storici. Ah sì. No, la verità è che davvero non lo so sul serio, sinceramente. Io credo che sia, cioè, con gli stessi mezzi come ne abbiamo parlato noi oggi, no? Ti viene da dire di sì. Provo a fare un discorso ragionevole, ragionato. No, ragionato no, perché ovviamente lo sto facendo a caldo e non ci ho mai pensato così tanto. Mi viene da dire di sì per disperazione, perché sono profondamente convinto del fatto che sia importante che sopravviva, non fosse altro per quell'appello al metodo che ho fatto all'inizio, cioè una cosa a cui credo, tutto sommato. Sotto sotto, da addetto ai lavori, ciò che però la storia non è mai stata percepita nello stesso modo. Cioè, quando si fa tutto il discorso su Erodoto, papà putativo di tutti noi, mica vero, cioè, facevamo un po' un altro mestiere, sinceramente. Cioè, usava metodologie che andavano in quella direzione, l'uso delle fonti orali molto spesso, la verifica sul campo, c'erano due o tre cose che potevano essere più o meno attinenti, ma non era proprio lo stesso mestiere. Lui aveva in mente un'altra cosa che aveva a che vedere con il regime costruito da Pericle, con un senso di identità, di appartenenza, era un altro mestiere. Non credo che più guardi al passato e come viene gestita la storia, ti rendi conto che di fatto in realtà si può raccontare in molti modi diversi. E quindi ho il timore che possa anche non reggere la prova, anche perché il baluardo, detta fuori dai denti, il baluardo del metodo storico-critico è un piccolo fortino assediato, cioè è molto eurocentrico, è molto legato alla nostra tradizione. E non è necessariamente vero che corrisponda per forza al come si possa pensare al passato. Quello che si penserà sicuramente è il passato, quello sì, sicuramente. Ma che cosa poi ci si metta dentro è un altro paio di maniche. La questione dell'attuale gestione della storia con quello che i ragazzi vivono che normalmente fruiscono. Rende tutto più complicato. Cioè, io lo so che in realtà la storia di me ha un senso diverso ormai. C'è anche un aspetto di approccio che è venuto meno, come tante altre materie umanistiche, ma soprattutto la storia ha bisogno di profondità, e la profondità ha bisogno di lentezza per essere raggiunta. Cioè, ci vogliono dei tempi fisiologici per impararla. Se tu leggi una fonte, il tuo problema è decodificare la grafia di uno scrittore olandese del 600, sai che ti ci vorranno settimane di lavoro, perché tu puoi aver studiato tantissimo, ma non sei pronto a quella calligrafia. Dovrai abituarti a cogliere come fa le L, cogliere le differenze con cui gioca sulle abbreviazioni, poco alla volta ci arriverai. Quel tempo lì, ti piace o non ti piace, devi usarlo. Se viene meno quel tempo e tutto si schiaccia sul presente o sulla velocità, che è un'altra cosa, diventa un po' più difficile. Ecco. Quello che sta accadendo nelle università americane è abbastanza evidente, cioè la storia è gestita in maniera assolutamente elitaria ormai, sono gruppi relativamente più piccoli, molto bravi, Harvard, eccetera, in Inghilterra, ma sono gruppi relativamente piccoli. Ho la vaga sensazione che ci stiamo rimpicciolendo un po'. Cosa rimanga del problema non lo so, ecco, sinceramente. Rientra tra le cose dove ho deciso di non porre troppi problemi e di tirare dritto, ecco, perché poi non è che puoi preoccuparti per tutto, poi dopo si arrangino gli altri tra le generazioni, anche un po' una delle consolazioni degli storici. Sai che a un certo punto quello che dovevi fare l'hai fatto. Per cui agli altri l'ardua sentenza davvero, è l'arduo problema davvero. Però io sono convinto che cambierà in parte.
non tanto il problema della ricerca, quello forse si salva, ma che cambi la logica della fruizione non mi stupirei. Una cosa, quando proviamo a fare storia con i ragazzi a scuola, se dobbiamo parlare di storia dalle origini fino alla storia contemporanea, bene o male degli ancoraggi riusciamo ancora a trovarli. Quando si parla degli ultimi 30 anni invece, quando questo benedetto Novecento è finito, bene o male all'inizio degli anni 90, la storia degli ultimi 30 anni invece, la prima domanda è: si può fare la storia degli ultimi 30 anni? E se sì, io credo che si debba fare in qualche modo e si debba affrontare con gli studenti. E se sì, quali possono essere gli schemi interpretativi, gli ancoraggi, i puntini che possiamo costruire intorno a questi ultimi 30 anni per dare modo ai giovani di orientarsi in questo, perché non è facile. Una volta che crolla il mondo dei blocchi, poi ci ritroviamo completamente persi, no? E lì bisogna nuotare in mare aperto. E questo mare aperto degli ultimi 30 anni, però, degli interpretativi bisogna dargli, perché queste sono le domande che ci arrivano dagli studenti, nella migliore delle ipotesi, ovviamente. Però quando arrivano sono importanti e bisogna attrezzarsi, non per dare risposte certe, perché non le diamo mai le risposte certe, però per provare a dare qualche strumento di interpretazione. Quali potrebbero essere, secondo te? Allora, guarda, a parte che ragiono con te in presa diretta, perché una cosa che mi colpisce molto e che a cui avevo pensato una volta, però in realtà è un problema leggermente più sfumato ed è più vicino, secondo me, a quello che mi stai dicendo tu adesso. E cioè, in realtà, questo tipo di difficoltà coincide sostanzialmente con il periodo di disaffezione nei confronti della storia di cui raccontavo prima, che coincide altrettanto incidentalmente, ma secondo me per niente a caso, col periodo in cui l'asse delle idee, della percezione del nostro passato e della nostra geografia si sposta dalla centralità nazionale alla vastità indominabile della globalizzazione. Cioè sono due cose, tre, che vanno secondo me abbastanza assieme, e diventa tutto difficilissimo da spiegare proprio perché si è privato di un asse centrale, italiano o almeno di blocco, ma tutta la storia del Novecento è raccontabile in fondo come, certo, guerra mondiale, ma in realtà la guerra mondiale che ha la barra sull'Europa, ha sempre la barra sull'Europa, poi dopo dici, certo che comunque i giapponesi nel Pacifico, però erano i giapponesi nel Pacifico quando c'era la guerra lì, e è una mondialità molto centrata in fondo, alla fine dei conti. È ancora una mondialità che noi ci siamo rivenduti, perché in realtà nel Pacifico la cosa racconta un po' diversa, ma noi ci siamo rivenduti come una cosa estremamente centrata sulla nostra tradizione storiografica, che percepiamo così alla fine, come un pezzo della continuità geografica che noi viviamo anche sul piano del passato. Non si può più fare, non funziona più, perché l'allargamento tra l'altro, una cosa che abbiamo dimenticato, che ha a che vedere con questa cosa, l'accelerazione impressionante, la differenza vera che c'è tra qualsiasi, chiedo scusa, è una parentesi perché me l'ho dimenticato in più una roba che era quella legata alla domanda, uno dei problemi tecnici del continuare la pedagogia o l'insegnamento è che la nostra velocità di distacco dalle generazioni precedenti sta aumentando in maniera esponenziale e non è mai successo nella storia. Cioè fino a tre generazioni fa sostanzialmente i padri contavano ancora in quanto non tanto e non solo autorità, lasciamo perdere gli aspetti sessisti, la cosa del patriarcato tossico, non c'entra niente, contavano come autorità non solo nel regime domestico, adesso non sono affatto in grado, sono completamente disarmati di fronte a 14 anni, che ha un know-how impressionante sul piano tecnologico, e questa velocità di distacco sta aumentando. Cosa che rende l'insegnamento della storia la cosa meno gestibile che ci sia, tra l'altro. Torno alla questione, quindi, questa velocità di separazione in realtà è andata veramente crescendo. Dopo la caduta del muro di Berlino, i fenomeni che avvengono non hanno più nessun centro focale, si liberano tutte le forze dell'asse sovietico, tanto per cominciare, poi non solo, con la Cina, però si libera completamente da un partner di poco scomodo e comincia a fare una traiettoria, a percorrere una traiettoria vertiginosa sul piano economico e diventa un polo, non c'è niente da fare. Quindi tu puoi gestirla come vuoi, ma quando parli dell'economia tua di casa, è là che devi guardare, se comprati i porti di casa nostra la Cina,
e quindi se ha, il problema diventa tutto un altro ed è spostato il baricentro. Quello che avviene nell'Islam diventa improvvisamente derimente sul piano della sicurezza, della paura percepita, sul piano anche dell'altro dei flussi migratori e tutto quello che si vuole, ma non è più un problema locale, grossa parte di quegli elementi sono altri e sono altrove, non c'è nessuna centralità nostra e questo viene sempre di più percepito. Qualsiasi elemento non ci riguarda sostanzialmente, noi lo subiamo. Questo aspetto rende inevitabile fare una storia che abbia a che vedere con spazi diversi ed è difficilissimo farlo naturalmente. Probabilmente io direi si ritorna alle scelte, a quel problema iniziale del scegliere le aree veramente rilevanti e magari andare per elementi rilevanti in senso lato. Sui 30 anni quali sono i grandi fenomeni che fanno la differenza? Lo smottamento completo dell'area medio orientale e comunque in generale del mondo islamico in senso lato, però direi dell'area medio orientale, giusto per stare vicini, che e quindi il crollo dei sistemi precedenti derivati dal periodo coloniale sostanzialmente e ovviamente il problema alla world history, come dicevo prima, è capire quali sono i punti di connessione a quel punto, a chi si lega con chi. Dall'altra parte c'è la Cina e l'influenza cinese e dall'altra parte da seguire con attenzione il collasso della Russia che poco alla volta produce effetti macroscopici eccetera. Io tutte le volte, pur facendo il mestiere in cui uno mi fa una domanda su mi spiega perché c'è stata una guerra civile in Siria negli ultimi anni e il problema è che devi andare per normalmente mi prenotavo. Quello che scelgo di fare è parto dal piccolo e vado al macro, dove il piccolo è primavere arabe, popolazioni e parti di popolazioni. Non è sufficiente, ovviamente. Un potere legato all'Iran e una popolazione forte legata all'area sunnita e quindi in qualche maniera foraggiata dai paesi del Golfo, in varie nature. E quindi sono due spazi di cui devi parlare, che si stanno facendo la guerra da un sacco di tempo, c'è una sorta di guerra fredda che riguarda quei due spazi, ma non è sufficiente, devi allargare il quadro e vedere quali tipi di potenze nell'area sono interessate a gestire e quindi scoprire che la Russia ha dei porti fondamentali sul piano della gestione del controllo del Mediterraneo e scoprire anche che la Cina, zitta zitta, quattro, però comunque ha un interesse fondamentale nella gestione del traffico delle materie prime. Chi paga chi, cosa, diventa uno degli elementi fondamentali per capire qualcosa di questo pasticcio devastante. Ecco, questo tipo di gioco è sostanzialmente quello che finisci col fare sempre, con una paura folle che la gente non capisca, è chiaro, perché è vero il punto, cioè allargare il quadro vuol dire cambiare punti focali e avere un'idea di geografia, soprattutto quasi, forse prima ancora che di storia e di luoghi, derimenti importanti che ti devono obbligare a spostare un po' l'asse dell'interesse, ma come avrai capito io non ho nessuna soluzione, sono disperatamente ogni volta nella necessità di improvvisare e quindi di provare a fare schemi rapidi su una cosa che so benissimo essere materia incognita completamente da parte di qualsiasi pubblico, non è un problema di ragazzi solamente, è una assenza di competenze molto più vasta che ha a che vedere in effetti con la nostra tradizione scolastica e che non è facilissimo compensare perché appunto la storia dell'Islam recente lo so benissimo io, un casino, l'ho insegnata per anni, so benissimo che è complicata, come tutte le storie sono complicate, ovvio, e però senza quella non capisci niente di quel minimo ma devastante fenomeno. Vedete lì dentro i ragazzi, no? Proprio come lei, Fabio, sì, mi alzo in piedi, sì. Io mi chiamo Simone, sono un ex genitore di questa scuola e presidente dell'associazione. Per realizzare tutto questo di cui sta
state parlando e lo sforzo che mettete nella relazione, anche nel riuscire a lavorare su un po' di pensiero critico, no? Con i ragazzi, tenetevi i ragazzi all'interno delle scuole, perché il grosso problema è che poi non vi troverete più i ragazzi all'interno delle scuole con i quali lavorare su questi contenuti, ed è un problema abbastanza importante, no? Perché qui siamo in una scuola media, ma subito fuori di qui esiste l'abbandono, e questo esiste anche nella scuola media. Posso benissimo, perché di mestiere faccio l'assistenza sociale, quindi due dati a proposito di fonti, io in questo proposito li ho, e quindi è un invito, ecco, occorre anche un'attenzione particolare su chi c'è, ovviamente, che frequenta le scuole, ma su chi non vedete, perché è il reale problema, parlando del discorso che facevi anche prima. Non da insegnante ho delle parole in testa legate ai discorsi che avete fatto questa sera, che ci hai regalato questa sera, ed è produzione, consumo e creatività sicuramente. I ragazzi che hanno la fortuna di andare a scuola in questo momento ti dicono, forse per la prima volta, siamo al punto di non ritorno. Su questa era dell'uomo sulla terra siamo al punto di non ritorno. Quindi è anche uno spunto interessante pensare che noi abbiamo sempre studiato la storia con uno sguardo al futuro, anche, no? E loro non ce l'hanno più tanto lo sguardo al futuro, almeno non hanno più il nostro sguardo, quello di creazione, di produzione, legato anche a un'idea di potere, come lettura di quello che è stato e di sviluppo di quello che sarà. Perché loro sono abbastanza consapevoli, ripeto, quelli che hanno la fortuna di continuare a frequentare la scuola e quindi di lavorare con la testa, sono abbastanza consapevoli che la terra, in quanto terra, non sarà, quantomeno non sarà più quella che abbiamo vissuto noi. E questo secondo me è uno spunto interessante di lavoro con i ragazzi che ancora avete a scuola, perché non è più la nostra ottica nel vero senso proprio della parola. Io sono d'accordo, fondamentalmente. Ma non era una sono estremamente d'accordo, anzi forse in realtà rientra tra quando mi si chiedeva prima perché scrivi, cioè quali sono i temi che scegli. In fondo ho dimenticato di dire questo perché lo davo quasi per scontato quando ho deciso di scrivere una serie di libri sulle storie delle stagioni e un ultimo sulla storia del mare. In realtà il tema era esattamente lo stesso, e cioè il fatto che ci sfugge ormai di mano il nostro rapporto con la natura. E quindi, a proposito di radici, per me quella radice a cui accennavo in realtà, cioè quella geologica e biologica insieme, è fondamentalmente da raccontare come una perdita, nella speranza naturalmente, perché io sono gramsciamente convinto dell'ottimismo della volontà, nella speranza che in realtà ci si debba e ci si possa, quindi ancora battere, ci si debba battere perché appunto la volontà lo richiede, e ci si possa battere perché forse in tutto questo una possibilità di manovra ci sia ancora data, e ovviamente quando lo fai da storico e non certo da geologo o da politico, per carità, non credo, non lo farei neanche se dottore da politico, però lo fai ovviamente in questo senso, cercando di raccontare al maggior numero di persone possibile che vale la pena di pensarsi in quanto natura. Ecco. E questa questione del futuro è una questione non irrilevante, sono molto d'accordo su questo aspetto, e cioè credo che sia davvero cambiato in parte la percezione del tempo in senso lato che si ha. Si dice i ragazzi, ma io non credo che siano proprio solamente i ragazzi, probabilmente forse la questione è estensibile.
Certo, i ragazzi in qualche maniera forse la percepiscono, la raccontano di più o la vivono sulla pelle in maniera più sensibile forse, ma io credo che in parte sia davvero, no, per tutti probabilmente, però è sensibile forse, per noi due sì, tanto per cominciare, no? E quando si parla di schiacciamento sul presente, che è una questione di carattere fondamentalmente epistemologico, ci si può aggiungere probabilmente anche una questione non irrilevante di carattere sentimentale o morale, e cioè la convinzione che il futuro sia una questione un po' più complessa. A parte i casi di annientamento totale della società, che ovviamente nessuno di noi auspica, paura nei confronti del futuro o disperazione, in senso etimologico, nei confronti del futuro, produce inevitabilmente un atteggiamento diverso nei confronti del presente e ovviamente del passato, dove il passato finisce per essere una sorta di inutile categoria del simbolo. Però con la speranza che sia la direzione giusta. Thank you.